Punto dalle passerelle di Dolce & Gabbana e Giorgio Armani al trono classico di Uomini e Donne. La carriera di Andrea Zelletta, nuovo tronista di Uomini e Donne, come modello, è davvero straordinaria. Tuttavia, il tronista, come ha spiegato nel video di presentazione, non ha mai cercato di sfondare nel mondo della moda che, però, ha trovato lui. A 25 anni, però, il modello ha voglia di sperimentare e, soprattutto, di innamorarsi. Il trono di Uomini e Donne, dunque, rappresenta l'occasione giusta per farsi conoscere anche dal pubblico televisivo e per cercare di trovare l'amore. Sono stato innamorato solo una volta nella mia vita, ed è stato un colpo di fulmine, ecco perché definisco l'amore un caos. Un qualcosa che ti scombini i piani di un'intera vita, dice il nuovo tronista che poi aggiunge: ora aspetto solo questo amore folle. Io di certo non mi accontenterò. Andrea Zelletta è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Andrea Zelletta è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Nelle registrazioni odierne del Trono Classico che andrà in onda la settimana prossima, Maria De Filippi ha annunciato il nome del tronista che prende il posto di Andrea Cerioli, che ha concluso la sua seconda esperienza nel dating show di Canale 5 scegliendo Arianna. Ma chi è Andrea Zelletta? Dopo Damante e lo stesso Cerioli, dunque, la redazione di Uomini e Donne punta ancora su un altro Andrea. Il nuovo tronista ha 25 anni, fa il modello anche se la moda è capitata per caso nella sua vita e grazie al suo lavoro ha girato il mondo. Sono un tipo ambizioso, frizzante e determinato, spiega nel video di presentazione. Non mi piacciono le etichette e non mi piace giudicare dalle apparenze e spero che gli altri non lo facciano con me, aggiunge ancora. Sicuro di sé, bello e affascinante, Andrea Zelletta spiega di odiare la monotonia e di voler sempre fare nuove esperienze come quella del trono. Punto Andrea Zelletta, in amore e nella vita non mi accontento. Andrea Zelletta sogna di viaggiare, di avere un lavoro che lo faccia sentire sempre vivo e di avere una famiglia unita esattamente come quella in cui è cresciuto. Da buon terrone una famiglia solida come la mia, con due genitori giovani che sanno essere amici e severi quando serve. Ha avuto una sola storia importante iniziata con un colpo di fulmine. Andrea, infatti, crede che l'amore debba totalmente travolgerti per essere definito tale. Ma qual è la ragazza che sta cercando? Non ho un prototipo di donna ideale e non mi piace catalogare le donne, ma sono certa che la mia ragazza deve essere ambiziosa e non si deve accontentare di una vita, ma soprattutto di un rapporto mediocre, conclude aggiungendo di non volersi accontentare. Riuscirà a trovare, dunque, la donna dei suoi sogni dando vita ad una favola d'amore? Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.